aprile, e devo dire che il clima che si respira, lo spirito che si respira questa sera chiarisce un po' tutto. Oggi c'è, abbiamo messo insieme cultura, abbiamo messo insieme amicizia, abbiamo messo insieme lo sport, abbiamo messo insieme tante cose per cui questa città assolutamente ha bisogno di questi momenti di riflessione, perché i momenti difficili ce ne sono tanti e non li dobbiamo dimenticare. Però questa sera noi ringraziamo Brio, ringraziamo Giovanni, ringraziamo gli amici di Un'altra Storia e speriamo che Giovanni prossimamente sia di nuovo presente in Carovigno, al di là della presentazione di un libro, per la presentazione di uno spettacolo o di un'amicizia o di una bella mangiata. Grazie a tutti e buona serata. A Giovanni Storti, abbiamo qui con noi, che parteciperà quest'estate ad una serata carovignese con una cosa molto particolare, Silvia Marangoni, eccola, è lei. È per 10 volte campionessa mondiale di pattinaggio artistico inline su rotelle. Pensavo un nuoto sincronizzato. Credo che tra breve dovrebbe arrivare, mi hanno detto, Ottavio Andriani, maratoneta di Francavilla Fontana, un paese vicino, ha partecipato anche egli alle Olimpiadi, ha vinto titoli italiani, per cui insomma, Olimpiadi del 2008, Olimpiadi del 2008 alle quali ha partecipato un altro personaggio che è presente qui con noi stasera e poi chi ancora non lo sa capirà il perché. Lui quell'anno ha partecipato solo, e dico solo, a Giro, Tour, Vuelta, Mondiali e Olimpiadi, è l'unico al mondo ad aver fatto tutto questo, Marzio Bruseghini. Ha giocato a calcio a livelli professionali, professionistici in Serie A per tanti anni. Ha intrapreso la carriera di allenatore, ha allenato diverse squadre dalla C alla A italiana e adesso è il commissario tecnico della nazionale albanese, Gianni De Biasi. Bon, grazie a tutti. E grazie. Ho cercato di unire i viaggi con la corsa, perché in genere quando si hanno un po' di amici si dice ciao, andiamo a Gerusalemme, dice no, io ho da fare, io devo lavorare, invece tu dici c'è una gara e allora scateni qualcosa, dice allora andiamo. Seguiamo molto i gas di scambio. Allora un bambino non ha digerito, forse si corre in questa maniera in genere e si raccolgono fondi per questo progetto di emergency in Centroafrica. Quindi si utilizza anche la corsa in altri modi. Bravi, sai. Gli amici di Bici Solidarietà, non solo, sono in Albania. Allora, io per dovere di ospitalità, il primo pezzettino di racconto lo faccio fare a Bici Solidarietà. Certo. Giancarlo, vieni e ci racconti un po' che cosa è stata questa esperienza. Grazie a Giovanni di aver voluto presentare questo libro a Carovigno, questa cosa ci onora. E grazie soprattutto per averci infilato nel suo libro la nostra esperienza. E noi abbiamo voluto invitare questa sera qui Lacio Bandi, che è qui con noi. Questo nostro viaggio in Albania, volevo dire anche questo, è stata anche la testimonianza verso il popolo albanese che adesso noi abbiamo potuto vedere in questi 20 anni come è potuto cambiare, e una voler puntualizzare anche quello che è stato il popolo del Salento, la provincia di Brindisi e la provincia di Lecce, che hanno aperto le porte, e non solo le porte, anche i frigoriferi, gli armati, a questa gente, ha permesso
al popolo albanese con un piccolo contributo di diventare il popolo libero che è adesso. Buonasera a tutti, grazie per l'invito da parte della città di Carolina, sono molto contento di essere qui. La Puglia, non so soprattutto come regione, ma non lo dico come piaceria o come sfiorinanza, è stata una regione che mi moglie ama in maniera particolare e quindi avremo modo di vedere in seguito. Come è nata e come è stata questa esperienza? È un'esperienza per me bellissima, tanto è vero, ero talmente eccitato che sono partito il giorno prima. È vero. Andando con la scena, grazie a voi per l'invito, ci avete fatto venire in questa città bellissima, la Puglia è bellissima. La passione per gli asini, la passione che differenzia dalle persone più baffi, che gli asini sono persone più intelligenti. Ecco, hanno quattro zampe, sono tutti più lunghe. No, è stata un'esperienza bellissima che per me è stata per tanti anni. È una grandissima passione in allenamento, però la competizione non ti permette di per certi momenti. No? Quindi ho capito che il ciclismo è veramente per tutti, perché c'è tutti i colori. Abbiamo fatto un pezzo di eroica con la bicicletta storica recuperata da un cantiere edile. Ci siamo voluti travestire da Giovanni, di questa parte di un piano. Una volta che l'ho visto sono rimasto colpito, è diventato un po' il mio mito, soprattutto quando il cammino si è schiantato per guardare questo problema. No, io volevo chiederti praticamente che cosa ti è rimasto della frisa. Della frisa? La frisa penso che sia il cibo per i dei. Con Giovanni siamo già visti a Portovino, portare in Triani la moneta fino a Alto. No, mi è dispiaciuto stamattina purtroppo non aver fatto gli onori di casa, ma avendo concluso la carriera agonistica e rientrato nei ranghi come poliziotto ordinario, ero in ufficio, quindi vi ho pensato, so benissimo che sia Francesco Valenti che Don Pino vi hanno fatto vivere sicuramente una bellissima giornata. Il comandante più veloce di Giretti. Beh, assolutamente lei. Che ha avuto anche lei. Ma non lo vedo sempre. Quindi è una data. Sì.